Martedì 9 marzo. Matteo 6, 16-18. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli: «Quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà». Quando digiunate, non diventate malinconici come quelli che si sfigurano la faccia per far vedere che digiunano. Se dovessimo tradurlo per il giorno d'oggi, dovremmo dire che chi fa in questo modo è come se dicesse: mettimi un like perché digiuno. Vedi come sono bravo? Ok, adesso mi puoi gradire. Perché Gesù condanna questo comportamento? E Gesù condanna il fatto che ci possano essere delle realtà che sono tutte apparenza, ma non hanno contenuto. A me è capitato di andare in quei negozi dove si vendono mobili, e ci sono anche i soprammobili, solo che i mobili sono veri, i soprammobili sono finti. E quando vedi quei soprammobili o quegli elettrodomestici che in realtà sono solo pezzi di plastica, che dentro non hanno nulla, ti sembra tutto terribilmente artefatto. Dio, che ci conosce in profondità, come può rimanere di fronte a quando mettiamo una facciata che non corrisponde a ciò che siamo veramente? Ecco, allora Gesù ci dice: quello che importa è il contenuto, e la forma non può staccarsi da quello che essa rappresenta. Buon cammino a tutti.